Ciao a tutti, bentornati all'ABC del football. Oggi parliamo delle prediction per la prossima stagione. Parliamo di NFC South. Ho l'onore di avere come ospite un tifoso Panthers, ma principalmente il proprietario di una delle mie pagine preferite di football, ossia l'Almanacco del football. Benvenuto, Mattia. Ciao, grazie dell'invito. Ciao a tutti. La sua pagina è fantastica perché lui posta notizie costantemente a qualunque ora del giorno e della notte di football, quindi vi consiglio di andarla a vedere, preziosissima. Ovviamente non tutti sono perfetti, infatti tifa Panthers. L'abbiamo invitato qui stasera per parlarci dei Panthers. Dici un po' come li vedi i Panthers quest'anno. Io ti dico già che vorrei sentire il record che ti aspetti da loro. Allora, visto il calendario, che non è difficilissimo, a parte le due partite, vabbè, contro Tampa, Buffalo mi preoccupa molto, e Minnesota, le altre sono abbordabili. Io sono ottimista e dico un 10-7, con la possibilità di arrivare ai playoff. Però la possibilità è molto bassa. Allora, io non condivido tantissimo questo ottimismo e vi do un 6-11, però ti concedo che siete una squadra che credo che farà un passo avanti come qualità di gioco rispetto all'anno scorso. Sì, Questo a priori dal quarterback. vabbè, ne parleremo perché. Eh sì, Sam Darnold, arrivato dai Jets, criticato tantissimo perché per tanti non è da primo round. È vero, ai Jets non ha trovato l'ambiente giusto, però ci sono tanti punti di domanda su di lui. Ha fatto vedere cose buone, ha fatto vedere cose meno buoni in altre partite, e vedremo, perché la linea offensiva non è che mi convince tanto, quindi non è che sia migliorata rispetto allo scorso anno, migliorata, ma no. Quindi bisogna vedere l'ambiente, cioè come si adatterà ai Carolina Panthers, ai schemi del coaching staff. Io sono abbastanza d'accordo, nel senso che non bisogna essere troppo ottimisti su Darnold, perché effettivamente non ha fatto vedere tantissimo ai Jets. La linea è vero che non lo aiuterà, anche se a me Christensen piaceva e credo che sia una buona scelta al terzo round, cioè un buon valore. Quindi a questo punto la domanda che io ti devo fare è: può Christian McCaffrey tornare in forma come la prima? Perché la certezza dei Panthers poi è sempre stata Christian, sempre negli ultimi anni è stata Christian McCaffrey. Dici un Sì, po', tornerà? allora, quest'anno per tornare tornerà, ne sono convinto. Sì, su di lui dipende tanto. Ti sento male, Mattia. Però magari muovere un pochino le cuffie, magari sono leggermente lontane, è possibile? Dimmi, Ok, ti adesso senti? ti sento molto molto meglio, sì. Ok. Ma McCaffrey tornerà più forte di prima, diciamo. Secondo me sì. Bisogna vedere la sua tenuta fisica, perché lo scorso anno ha giocato pochissimo, è stato quasi sempre infortunato, quindi bisogna vedere come risolve. Da quel punto di vista non abbiamo problemi, ma nemmeno sui ricevitori, perché con Anderson, DJ Moore si è aggregato al draft, si è preso al secondo round, Terrence Marshall Jr., che può essere una steal assoluta, ed è sceso così tanto perché ha avuto degli infortuni a delle SKU, quindi
è sceso così tanto per più che altro per gli infortuni, ma il talento c'è e potenzialmente possiamo avere un trio di ricevitori top 5, potenzialmente. Potenzialmente, secondo me, quarterback e line a parte, potete davvero essere tra le migliori squadre in tutti i reparti, perché la difesa la vedo davvero molto, è molto giovane, sì, però la vedo davvero molto forte. Sui ricevitori sono d'accordo con te, ne avete molti di talento, avete proprio profondità e ovviamente il running back, cioè Christian McCaffrey. Se anche, per dire, se anche non tornasse al massimo del valore, comunque sarebbe tra i migliori running back della Lega, se anche non fosse al massimo. Sì, e abbiamo preso anche un running back 2 molto promettente, Chuba Hubbard, molto forte, eppure lui è sceso così tanto per infortuni, però deve fare il secondo nel caso in cui McCaffrey. Sì, poi McCaffrey riceve anche, ricordiamolo, oltre ad avere tutti i ricevitori fortissimi, avete anche McCaffrey che riceve, giusto per non farsi perdere. Molto Questo è importante. molto importante. Non tutti possono Per quanto riguarda la difesa, diciamo, invece, cosa ci dici? difesa migliorata, secondo me, soprattutto i cornerback. Non mi aspettavo, chi ha visto la live, di prendere un cornerback dal round 1, tantomeno il Jorn. È un mattino, un'ombra per i giocatori avversari, perché ci siamo sinceramente stancati di farsi perforare praticamente da tutti. È molto atletico, carismatico, sa tutto, ma deve migliorare per me in una cosa: prende delle flag inutili e quindi deve migliorare su questo. Però molto contento di GPR, che sta facendo vedere, cioè sta facendo bene al training camp e tutti sono felici. E poi mi aspetto di più, cioè mi aspetto di più, mi aspetto una crescita di Brian Barnes e Derrick Brown, che possono essere i trascinatori della giovane difesa. La vostra defensive line secondo me farà un grandissimo passo avanti quest'anno. Perché sì, è giovane, però ha dimostrato di essere solida. Mi puoi dire che magari non era tra le prime 10, però lo può diventare. Si vede che lo può diventare. L'unico mio dubbio sono i linebacker, perché secondo me da quando se n'è andato Kikli un pochino si è sentito il vuoto. Lo so, mi puoi dire, in qualunque squadra si sarebbe sentito il vuoto, ed è vero, sì, chiaramente, però hanno avuto un pochino di problemi a trovare un equilibrio senza di lui. E infatti era quello che, diciamo che nella mia testa al draft c'era il tackle, l'offensive tackle, linebacker e poi il cornerback. In realtà hanno preso il cornerback prima del linebacker. Quello sì è un punto molto critico della difesa dei Panthers, e staremo a vedere. Però sono fiducioso. Sono molto fiducioso su questa difesa, giovane, bella difensiva, mi piace. Anche lo scorso anno mi è piaciuta in alcune situazioni, in altre meno, però ci sono margini di crescita molto alti. Sono d'accordo, sì, perché comunque avete tutti dei giocatori molto giovani, non avete giocatori che dite tra 3-4 anni se ne andranno tutti, non sapremo cosa fare, sono tutti molto giovani, quindi potete pensare di essere una minaccia per gli anni a venire. Quindi sicuramente siete una bella squadra, una bella costruzione. Sì, poi abbiamo un coaching staff molto giovane, al loro secondo anno, Sì. e quindi possiamo solo crescere, stagione dopo stagione. Direi di andare avanti a questo punto ai Buccaneers. Passiamo velocemente ai Buccaneers che hanno troppi fan. I vagoni di fan dei Buccaneers si sentono già prima che inizi la stagione. Allora, dimmi tu hai i Buccaneers che prendono quel primo posto nella conference per i playoff? Per me, visto il calendario,
possono tranquillamente fare un 15-2, ma tranquilli. Io ho messo 14-3 considerando che magari perdono contro i Saints, cosa che i Buccaneers sembra, che facciano, però non c'è Drew Brees e quindi lì è il più difficile. Però contando che magari una la perdono per qualunque ragione o due così, un 14-3 è sempre possibile da parte di qualunque squadra. Però sì, hanno tenuto tutti, non c'è neanche molto da dire. La fine dell'anno scorso e inizio di quest'anno. Quindi a questo punto Vero. ti pongo una domanda molto seria. Secondo te, battono i Patriots alla settimana 4? Bruttissima domanda che non gli avevo anticipato, lo dico per gli ascoltatori qua, che è proprio a sorpresa, così per avere la grande reazione. I Patriots sono una squadra nuova. Nuovo quarterback, tutto nuovo. Loro sono già un po' più rodati, hanno vinto il Super Bowl. Quindi per me sì, Tom Brady non si farà prendere dall'emozione, John Koski non si farà prendere dall'emozione e secondo me i Patriots perderanno contro i Buccaneers. Allora, io ti do ragione nel senso che anch'io penso che i Buccaneers siano più forti e non credo neanche io che Tom Brady si farà prendere l'emozione, cioè non mi sembra proprio nel suo stile. Detto quello, io ho l'idea che Bill Belichick abbia iniziato a studiarsi questa partita dalla stagione scorsa quando non è andato ai playoff, solo per avere la soddisfazione di vincere, perché diciamocelo, è Bill Belichick. E quindi secondo me la vuole vincere questa partita. Quindi io mi aspetto che se c'è una partita che lui prepara in modo perfetto, sia questa. Infatti Sì, nella mia prediction ho dato che i Patriots battono i Buccaneers. Perché siccome i Buccaneers non hanno questo desiderio di battere i Patriots, perché loro hanno vinto il Super Bowl, sono tranquilli, tanto sono forti, mentre i Patriots sono quelli che vogliono la vittoria. però boh, non lo so. Secondo me Tom Brady vuole dimostrare, non si farà prendere all'emozione, però vorrebbe, cioè, vuole dimostrare. Innanzitutto, se batte Patriots sarà uno dei pochi quarterback ad aver battuto tutte e 32 le squadre, che è un record di tutto rispetto. Sì, decisamente, non ci avevo pensato a questa cosa. Effettivamente, lui che è Sì. fissato con l'essere il primo e il migliore in tutto, probabilmente questa cosa la vuole. Perché mi sembra sicuramente Peyton Manning ci è riuscito. E non mi ricordo chi altro. Ci sono solo due quarterback ad aver battuto tutte le squadre. Ci sono riusciti a battere tutte le squadre della Lega. Quindi secondo me lui ha questa cosa di voler battere i Patriots. E poi vuole battere i Patriots anche per zittire le voci di quelli che dicevano senza Belichick non vincerai, eccetera, eccetera. Già zittiti con la vittoria del Super Bowl dello scorso anno, però vincere contro i Patriots poi sarebbe la ciliegina sulla torta, ecco. Va bene, non ci dilunghiamo molto di più perché alla fine non c'è molto da dire sui Buccaneers. Grande offensive line, ottimi ricevitori, ottima difesa, ottimo pass rush. Se hai qualcosa da dire di speciale, altrimenti andiamo direttamente ai Saints. Non arriveranno secondo me al Super Bowl solo questo. Ah, beh, bella pesante come affermazione. Comunque, due Super Bowl di seguito, poi che lo vinca è un'altra cosa, con i Browns dall'altra Non parte. è. Io me le tiro sempre No. queste cose, poi mi becco gli insulti, ma faccio anche bene. No, secondo me arriveranno al Super Bowl. Beh, c'è un'altra probabilità, direi anch'io. Andiamo avanti e parliamo dei Saints. Prendo un attimo per dire che io mi sono messa il felpone di mio fratello, il felpone invernale che mi metto quando c'è proprio freddo, freddo, ad agosto per fare questo video, quindi. Per dire la mia dedizione a questo canale. Allora. Siamo. Bisogna apprezzare lo sforzo. Grazie, lo apprezzo. Allora, dimmi secondo te che record faranno i Saints?
Il sprint gira tutto intorno al quarterback. E feci un post, non sulla mia pagina, in cui dicevo: se Winston ha imparato a giocare sotto pressione e quindi di lanciare, perché il braccio ce l'ha, l'ha dimostrato a Tampa, di avere il braccio, e quindi di non farsi prendere dal panico, possono essere pericolosi. Ma detto questo, sappiamo tutti che Michael Thomas è infortunato, quindi il wide receiver 1, almeno per l'inizio della stagione, non ce l'avranno. Anche il wide E receiver 2, quindi credo. Cioè, Tre'Quan Smith, secondo me, non è detto che ci sia all'inizio. Perché sta saltando molti giorni di training camp, quindi contiamo che anche lui è incerto. E Emmanuel Sanders ce n'è andato. Quindi, secondo me, per adesso, come wide receiver 1 al training camp, hanno Callaway. Con tutto il rispetto Però per Callaway, non è la situazione ideale. sto guardando ora il calendario dei Saints e non è facile, perché hanno i Packers alla prima, altra Però situazione bollente lì, perché i Packers comunque non è che abbiano una situazione bella tranquilla, però poi hanno anche Seattle, hanno i Titans, hanno Buffalo, quindi secondo me saranno 9-8. sai che ho la stessa identica prediction, 9-8. Playoff sì o playoff no? No. È difficile. A me piace molto la loro difesa, perché secondo me è una difesa molto forte, una difesa però sull'anziano. Quindi devono, se vogliono vincere, lo dobbiamo fare l'anno scorso, diciamoci onestamente. Se vogliamo vincere, lo dobbiamo fare l'anno scorso. Poi, la difesa è ancora lì, però stanno per perdere, secondo me, molti pezzi. Quindi devono davvero darci dentro adesso. Questi wide receiver è davvero un peccato, perché James Winston può, secondo me, può anche essere quel tipo di quarterback che magari non ti trascina la squadra, ma che se la squadra è forte te la porta avanti. Con l'offensive line anche adesso, non prima. Prima era in una squadra disastrata, però non si merita tantissimo le critiche che aveva prima. Adesso che ha un'offensive line solidissima, che ha una difesa solida, potrebbe fare bene. Peccato per questi ricevitori. Cioè, Camara immagino che inizierà a ricevere e correre come mai prima. Infatti, al Fantasy, secondo me, Camara le prime settimane fa come nessuno mai. No. La situazione di Saints, secondo me, è un pochino, posso dire, un pochino peggio dei Panthers, nel senso che il gioco offensivo può essere focalizzato sul running back. Il McCaffrey e Camara sono top 5, anche top 3 volendo, dei running back della Lega. Quindi molta attenzione a Camara, che riceverà anche, e molta attenzione a James Winston, che a me piace, cioè a me il suo braccio piace, è molto potente, esplosivo, però poi fa delle cappellate assurde, è in grado di lanciarti per 50 yard, ma poi un lancio di 5 yard lo fa intercettare, cioè lanci semplici non gli riescono, i lanci complicati sì. È un tipo di quarterback molto diverso da Drew Brees, effettivamente. E onestamente ti direi, vabbè, ma è stato lì un anno, Sean Payton l'ha preparato sicuramente. Però ho paura un po' dell'effetto Teddy Bridgewater, che è stato anche lui un anno ai Saints come QB2 e non ha imparato. Cioè, non è che gli hanno insegnato tantissimo e poi è uscito ed era fortissimo. Quindi ho paura che magari non tutti riescano a inserirsi nello schema dei Saints. E James Winston è molto diverso da Breeze, completamente diverso come stile. Vero, vero. E non lo so. Vedremo, vedremo la prima Contro contro Green i Bay. Packers. Lì Ma fantastico comunque. C'è scritto l'orario per caso, 22:25. no? Ora italiana, eh. Sì, per forza.
Partitona comunque, mamma mia, Saints Packers. Però Latimore è stato arrestato in pre-season, no, mi sa che verrà sospeso, cioè Eh non sì, è stato già sospeso. l'avevo sentito, però Sì. altri giocatori stanno ancora aspettando di essere sospesi, lo faranno tutti insieme. Spero che non aspettino tantissimo, però i Saints secondo me lo sanno. E lui è un cornerback Forte. micidiale. Sì. Quindi sarà una perdita molto grave per la difesa dei Saints. Cosa si, di E cosa si quindi parla? ci sono. 4-5 partite, una cosa così? Sì e no, nel senso che si parla anche di mezza stagione. Ho letto, ho sentito più che altro, Mamma mia, quindi ancora per cosa è bisogna stato vedere, perché non so arrestato? se è possesso di arma rubata. Ma E stendiamo un velo pietoso quindi su queste cose. rovinarsi la carriera così non mi sembra tanto, tanto intelligente. Lui è fortissimo, quindi sarà una grave perdita. I Saints poi effettivamente verrà sospeso. Le accuse sono state formalizzate, Beh, ma a comunque. giudicare come i Saints si stanno muovendo in free agency, sembra che loro se l'aspettino, perché un cornerback lo stanno cercando. Però l'unico cornerback che poteva sostituirlo era il Richard Sherman, perché si è fatto il suo nome, ma Richard Sherman può essere sospeso anche lui per le accuse di violenza domestica. Quindi è tutto, Sì, è un i po'. giocatori aspettano che finisca la stagione, poi impazziscono e poi magari si calmano un pochino quando inizia la Bene. stagione. Devono soltanto resistere quei mesi senza fare niente di stupido, che non è facile, evidentemente. No, non si riescono, purtroppo per i Saints. Poi non è stato pure una free agency semplice per loro, a parte il Drew Brees che si è ritirato, questo si sapeva. Poi dovevano risanare il cap da 100 milioni e quindi alcuni giocatori sono partiti. Quindi è stata una post-season molto difficile per loro. Sicuramente. Andiamo avanti, parliamo dell'ultima squadra, i Falcons. Faccio una piccola introduzione con i Falcons. Io oggi, guardando il loro calendario, pensando un po' alla loro squadra, mi sono sentita un po'. Cioè, io sentivo che sarebbe stato praticamente brutale sui Falcons questo video. E quindi ho scritto a un tifoso Falcons, che ringrazio Alessandro Collina, per chiedergli se mi diceva un po' qual era la sua sensazione su questa stagione. E mi ha lasciato una frase, un piccolo pezzo da leggere, la sua idea sulla prossima stagione. Giusto perché così, se poi saremo brutali contro i Falcons, almeno c'è questo messaggio di speranza per gli altri tifosi Falcons là fuori. Quindi, Alessandro dice che non ha molte aspettative e che non le ha mai avute, tranne per il poco tempo che sembrava che avrebbe ottenuto tutto l'attacco. Come sappiamo, Julio Jones se n'è andato. Quindi, non resta che aspettare e godersi queste partite, sperando di veder giocare bene e magari qualche miracolo che li porti ai playoff. Miracolo che ovviamente, lo diciamo, è difficile, ovviamente. Sì. Purtroppo la Molto difesa. Sì, difficile. molto difesa. È molto difficile. Purtroppo la difesa, tranne pochissimi giocatori, è tutta da rifare. L'attacco non è malaccio, ma serve una linea migliore. E anche lì ci sono un paio di cose da dire sull'attacco non è malaccio. Ovviamente non possiamo andare da nessuna parte così, ma è una fase di transizione e bisogna farsela andare bene. Speriamo di vedere almeno una bella stagione e di vedere Kyle Pitts che diventa un fenomeno. Bene, ringraziamo Alessandro per il messaggio. Ora, i Falcons, vediamo un po' che record hai. Iniziamo a distruggerli pezzo per pezzo. Record dei Falcons. Il record dei Falcons, allora, possono vincere contro Jacksonville, Detroit e Philadelphia. Ecco.
Quindi secondo me sono 3, 14, Ho lo 4, stesso 13. identico record, 3,14. Ma dico 4, 4-13 solo perché ci sono i Jets, la 5, che magari, sai, nuovo coaching staff, nuovo quarterback, comunque c'è un po' di fondazione anche loro, magari potrebbero anche vincerla, però siamo lì, tra il 3-14 o il 4-13, Te lo concedo. secondo me. Ora, andiamo pezzo per pezzo. Partiamo dall'attacco, che è la parte messa un pochino meno male. Abbiamo un quarterback che secondo me è molto buono, che secondo me può ancora fare molto bene. La linea, che insomma, ha alcuni titolari buoni, ha perso il centro, alcuni titolari che non si sa chi saranno. Wide receiver, hanno perso Julio Jones, Calvin Ridley. Ha fatto molto bene l'anno scorso, vero? Come wide receiver 2 hanno Russell Gage. Running back non pervenuti, praticamente. Quindi, già detto così, i Falcons, secondo me, come attacco, si possono collocare intorno magari alla 20ª squadra nel ranking delle 32. Cosa dici Anche sull'attacco? sull'attacco ci sono tanti dubbi. Julio Jones se ne va. Siamo stati un mese a parlare dove va, dove non va, perché se n'è andato, eccetera, eccetera. Lui, delle fonti dicono che non credeva più in Matt Ryan, in lui, proprio nel quarterback, non credeva più nel quarterback. E come running back hanno Mike Davis, che è una mia conoscenza, visto che lo scorso anno ha giocato nei Panthers, ha sostituito egregiamente, secondo me, McCaffrey, ed è andato a battere cassa. Dai, l'ha sostituito bene, secondo me. Allora, dipende bene come running back. Allora, ovviamente non può essere comparabile, però non stiamo parlando di quello. Stiamo parlando però del fatto che può essere un running back 1, può essere running back da 1000 yard corsa a stagione? Secondo L'anno scorso non l'ha fatto. me no. Dici che quest'anno lo rifarà? A parte l'offensive line che non lo aiuterà, però dici che ce la può fare? Che è quel tipo di running back? Poi bisogna vedere anche il gioco di corse, Sì, con le ok. differenze. I Panthers fanno un buon gioco di corse, ma perché è basato su Christian McCaffrey. Sì, no, Il sicuramente i Falcons Falcons. non sono improntati È per la corsa. andato via Julio. Lo scorso anno, tra infortuni, brutte prestazioni, che io ne so qualcosa perché ce l'avevo in fantasy, Bene. e quindi un po' mi ha fatto incavolare. Io stanno provando Kyle Fitz come wide receiver 1 al training camp. Ma lui ha le caratteristiche, potrebbe anche fare il wide receiver, però non vedo chissà che cosa. Non ti Sinceramente piace? io O intendi la squadra in no, generale? la squadra. Caleb Fitz, io sono innamorato di Caleb Fitz, lo voleva i Panthers, Non e potete avere avrei tutti i fatto anche. Panthers, cioè non potete avere, vuoi il tackle, vuoi il cornerback, vuoi il linebacker, vuoi Kyle Pitts. Vabbè, vogliamo un po' tutti, i migliori li vogliamo naturalmente. Infatti avete Sam Darnold, Bravo. giustamente, il miglior quarterback della Lega. Cito Bravissimo. testualmente un suo messaggio che ha mandato sul gruppo, che me lo ricordo a memoria. Il messaggio diceva: Patrick Mahomes è attualmente, dopo Sam Darnold, il miglior quarterback della Lega. È vero, questo è MVP. Ragione lui, Sì, Sam, il ovviamente. buon vecchio Sam. A parte gli scherzi, io al draft, però parlo io che non sono il signor nessuno, avrei fatto trade down e fatto bottino di pick, sinceramente.
Perché comunque sì, è vero, Tyler Pitts era un giocatore, forse il miglior atleta, no, togliamo il forse, il miglior atleta del draft, però Tanto da voi non è c'era. in rifondazione. No, Quindi. è in rifondazione i Falcons, quindi sono in rifondazione, io avrei fatto un piano di primi round pure per i draft a venire. Invece hanno optato per Kyle Pitts, però non vedo chissà che cosa, una minaccia dei Falcons più di tanto. Sono d'accordo, sono d'accordo. Onestamente, io pensavo davvero che avrebbero preso Justin Fields pensando al futuro. Che vogliano rimanere con Matt Ryan, comprensibilissimo, perché secondo me Matt Ryan è sottovalutato come quarterback, secondo me è molto solido, molto bravo. E quindi lo posso capire, però in quel caso ti do ragione, fai trade down. Molte persone, molte squadre sarebbero state disposte a salire. Gli stessi Panthers, per quanto ho sentito, ma c'erano parecchie squadre. I Dallas Cowboys, secondo me, volevano Kyle Pitts. Fece un post al riguardo. Me lo ricordo, sì. Poi Jerry Jones mi fa sempre morire, io lo adoro. Jones guarda Kyle Pitts e dice: mi sono innamorato, lo dobbiamo. Quando poi la difesa, vabbè, sappiamo tutti che Sì. Sì, vabbè, passano tutte le panche, quindi. la difesa dei Cowboys, insomma, ne abbiamo parlato nel video che uscirà una settimana prima di questo, circa. Che insomma la difesa dei Cowboys, a parte i linebacker che mi piacciono tantissimo, cioè hanno dei linebacker spettacolari, poi hanno una linea completamente vuota, meno uno, secondario idem. E quindi la cosa messa male. I Falcons è più o meno uguale perché hanno un attacco. L'attacco dei Cowboys secondo me è forte, l'attacco dei Falcons è molto meno forte, la difesa fa qua tutte le parti tanto uguale, però non hanno neanche il corpo dei linebacker forte. I Falcons non hanno nulla, hanno due giocatori che si salvano. Aggiungo che per PFF il secondario dei Falcons è 32esimo di 32. Il secondario, hanno preso Richie Grant, vedremo come fa sicuramente, però è un uomo, non è stato preso al primo, anche se è stato preso al terzo round, forse quarto, non so. E quindi chi salviamo? Salviamo un giocatore sulla defensive line e un linebacker, Deion Jones e Grady Jarrett. Punto. 11 giocatori, ne salvi due. E dico un'altra cosa: Matt Ryan ha 36 anni, quindi Justin Fields tu lo potevi prendere e voglio imparare dietro Matt Ryan, un veterano, Sono d'accordo. perché Matt Ryan non è infinito e quando fallimenti, sai. E quando poi hai fallimenti su fallimenti, non riesci, arranca, la squadra arranca, poi giustamente si può anche demoralizzare, si può stancare e quindi decidere da una stagione all'altra, dice, io mollo, ragazzi, Ci sta, non non è neanche voglio più. colpa sua se la squadra non ingrana, quindi ci sta che si demoralizzi. Hanno avuto una grandissima squadra, sono arrivati al Super Bowl e sappiamo tutti. Anche Poverino, questo. probabilmente agli incubi la notte. Questa storia qua. Il 28 di A me marzo dispiace. si chiude in A casa sua me tutto scuro. Sì. dispiace. A me dispiace per lui perché è un gran bel quarterback. Vederlo non vincere, vederlo sempre lì ad affiancare con i Falcons, poi dispiace, un po' come stava succedendo a Stanford, che poi è andata ai Rams, più Adesso vediamo. competitivi della e vedremo. Però sulla carta sono più competitivi i Rams, quindi già ho un Sì. mezzo sorriso. Domanda, visto che tu sei qui che sai tutto. Stafford sta male? Cioè, si è fatto male al training camp? Sì, si è fatto male. Tipo al pollice, una cosa Il così. pollice,
al pollice, colpendo il casco di un compagno. Però sì, no, tornerà per la prima, per Wicker One, era Che poi va... titolare. Stafford gioca Quindi. sempre da infortunato, non è il tipo che sta fuori. È È come Big Ben. abituato. Esatto. Sono abituati tutti entrambi. Allora, stiamo dicendo poche cose cattive sui Falcons. Parlami della loro difesa, dai. Che posso dire sulla loro difesa? Non so, perché non è giovanissima, quindi nemmeno pensare di dire, vabbè, sono giovani, sono rookie, un po' come successe ai Panthers lo scorso anno e come succederà ai Cowboys, perché una difesa giovane ti permette di sbagliare, imparare e non ricommettere gli stessi errori. Loro comunque hanno dei veterani, però non girano. La secondaria fa acqua da tutte le parti, la linea difensiva fa acqua da tutte le parti, non so da dove. Non vedo degli sprazzi di luce sulla difesa dei Falcons, mentre tu sull'attacco qualcosa si può muovere, la difesa il vedo dentro. Sì, sono assolutamente d'accordo. Si sono trovati molto d'accordo, va detto. Sono contenta. A parte sul record dei Panthers all'inizio, che ho detto 6-11, e tu hai detto 11-6, che sono due record completamente diversi. Ecco, 10-7. 10-7. Ok, ci sta. Ma faccio il tifoso ottimista. E poi a fine stagione piangerò. Come ogni anno, probabilmente. Anch'io, devo dire, non l'anno scorso, però tutti gli anni arrivo lì che penso, i Browns quest'anno sì, quest'anno i Browns sono fortissimi. E poi l'anno scorso invece ho detto, no, voglio stare calma perché lo so che poi succede come l'anno prima, che ci è rimasta malissimo. Invece l'anno scorso siamo andati forti. Giusto, momento flex Veramente di tifosa Browns. È giusto. possiamo rimanere al championship e poi lì è una partita a sé, il championship può succedere di tutto, però hanno il potenziale di arrivare anche al Super Bowl, perché no? Ma anche Si può arrivare al sognare championship quest'anno. sarebbe una grandissima vittoria. Vittoria. Per Spero. noi, sì. Ricordo ancora i record brutti dei Browns un paio di anni fa. Sì, davvero fino all'anno scorso, se non conti l'ultima stagione, un disastro dopo l'altro, è coach che andavano, venivano, quarterback che duravano pochissimo. Vediamo, Però vediamo. senti, sia Cleveland che Miami, secondo me anche, sono da prendere d'esempio perché hanno rifondato. E sono partite dal basso, hanno fatto anche il piano di pick, vedi Miami al draft, hanno ricostruito e quest'anno i Browns fanno paura a tutti, i Dolphins fanno paura a tanti, quindi anche i Dolphins li vedo molto bene quest'anno. Io ho già girato il video sui Dolphins e la cosa è stata abbastanza brutale perché nel video abbiamo distrutto i Dolphins quasi come se fossero i Falcons e mi ricordo che come record avevo dato tipo fuori dai playoff comunque, perché brutale giustamente, e terzo in divisione dietro i Patriots, ovviamente dietro Bill Belichick che per me non può sbagliare mai, anche se sbaglia per me non può sbagliare ovviamente. Sì, no, quella divisa Buffalo, Patriots, Dolphins, è da seguire, Sì, è è tutta da bellissima. seguire. Sì. Anche i Jets, secondo me, possono sorprendere, possono avere quella partita speciale, che già l'anno scorso si vedeva che potevano e non volevano. Sì, è vero. I Jets anche stanno mettendo su. Cioè, a me sono piaciuti al draft, come si sono mossi in free agency intelligenti.
E loro pure stanno, secondo me, stanno rifondando bene. Un po' meno, un po' meno Jacksonville, ma questo è un altro discorso. Sto tenendo, voglio tenere quella divisione lì, l'AFC South, per ultima. Quindi la distruggiamo i Jaguars, arriverà proprio alla fine del mese. Però lo aspetto con gioia. Di Jaguar. Sì, Jaguars, piove sul bagnato, però bisogna distruggere. Cioè, se distruggiamo i Falcons e i Dolphins, dobbiamo distruggere anche i Jaguars, è solo giusto. Per non parlare di Texas, quel video sarà proprio simpatico da girare. Insultare, diciamo, di Houston è come fare la Croce Rossa, Eh nel sì. senso che sono una squadra ormai allo sbando. Sappiamo tutti che Deshaun Watson, sappiamo tutte le vicende, che forse andrà a Filadelfia. Potevano avere dei Panthers, tra l'altro, tantissime pick. Si parlava di tre primi round, due secondi round e due terzi round, e hanno rifiutato. Secondo me E voleva meglio così. quindi sì, perché poi, sai, se Sam va male, se non il prossimo draft, fra due draft lo puoi cambiare. Non credo il prossimo anno che ma per il semplice fatto che gli hanno applicato l'opzione il quinto anno. Quindi poi è bella pesante come botta, diciamo. Sì, l'opzione del quinto anno per i quarterback è abbastanza pesante, specialmente per un quarterback sul quale non sei molto sicuro. Quindi loro lo proveranno questi 2 anni, poi vedremo. Io spero che andrà bene per i Panthers, per lui, perché certe volte poi la gente è cattiva, anche gli esperti del settore sono troppo cattivi, perché devi sempre guardare l'ambiente dove stai. È I vero. Jets non erano un ambiente giusto. Tutto qui. Va bene. Grazie per tutto il video. Grazie per aver dato la tua opinione su queste squadre e un pochino su qualche squadra qua e là. Che finiamo sempre per divagare sulle altre squadre, ma questo è il bello. Quindi. Grazie a te per l'invito e grazie a chi ha ascoltato tutto il video, ha visto tutto il video più che altro. Sì, che sono 40 minuti, però sono 40 minuti belli, perché diciamo quasi intelligenti, che non è scontato per chi parla di football, specialmente senza fare nomi, CBS Sports. Quindi, grazie, ti auguro buona fortuna per i tuoi Panthers, che riescano ad arrivare ai playoff, al tuo Buona fortuna McCaffrey, come per i sempre, ovviamente, a chi lo prenderà al fantasy. tuoi Cleveland, che Grazie. arriveranno, l'ho detto nel video, possono arrivare al Super Bowl, lo spero Ecco, per voi. l'hai detto, così è lì. Vedremo poi l'anno prossimo quando non si qualificano ai playoff. Posso farti vedere questo video. Ok, allora ringraziamo quindi le persone che ci hanno guardato fino adesso, come hai detto tu. Io ti ringrazio, auguro a te e a tutti gli altri una buona serata. Ciao, buona serata a tutti.